Si è svolta ieri mattina la posa della prima pietra dei lavori di adeguamento funzionale mediante il restauro e il risanamento conservativo del secondo piano del Palazzo Civico delle Arti, palazzina ex pretura nella città di Agropoli. La cultura, afferma Coppola, ha bisogno di spazi e noi stiamo procedendo a procurarne di nuovi. L'immobile dell'ex pretura era diventato un luogo inutilizzato e noi abbiamo iniziato già diversi anni fa a riempirlo di contenuti, destinandolo a sede di un museo e della biblioteca comunale. Questo progetto di ristrutturazione che oggi andiamo sostanzialmente a completare. Oggi già abbiamo spazi per il nostro museo, si implementeranno spazi per incontri di carattere culturale, per espositivo, insomma, verrà utilizzato a 360 gradi, divenendo sempre di più un centro culturale di grande importanza per la nostra città e in generale io credo per tutto il territorio. Noi metteremo a posto l'ultimo piano in particolare, che era quello rimasto ancora incompleto. In questo modo potremo certamente poi utilizzarlo tutto l'anno in maniera compiuta. Questo finanziamento ci permette di completare le opere nel Palazzo Civico delle Arti, aperto nel 2011, commenta il consigliere comunale delegato alla cultura Francesco Crispino, con una sezione archeologica ed una espositiva. Dopo 9 anni, dopo aver liberato il secondo piano da uffici comunali, era necessario procedere a questi lavori affinché gli spazi recuperati possano venire interamente dedicati alla cultura. Dopo 9 anni, dopo aver liberato il secondo piano da uffici comunali, era necessario procedere a questi lavori e speriamo che si proceda in maniera veramente celere, ne sono certo, in modo tale che la struttura possa al suo completamento essere dedicata interamente alla cultura, quindi con l'ampliamento della biblioteca, non intesa solo nel senso biblioteca cartacea, ma anche biblioteca multimediale, con delle sale di lettura. Questa amministrazione, sottolinea infine l'assessore alle politiche economiche e finanziarie Roberto Mutalipassi, continua ad essere attenta al favoloso patrimonio culturale di cui abbiamo la fortuna di essere in possesso. Abbiamo inoltre sempre un occhio di riguardo verso quelle attività che valorizzano il patrimonio culturale. Fortunatamente, grazie al lavoro svolto dalla macchina amministrativa, questo progetto di riqualificazione si è riuscito ad ottenere finanziamento regionale, quindi ben vengono questi casi, si cerca di essere sempre attenti quando ci sono queste iniziative, queste opportunità, in modo da, ripeto, da valorizzare il più possibile il patrimonio storico-culturale di cui siamo proprietari.